Ok ragazzi, buonasera, come state? Spero tutto bene. Poche ciance, andiamo avanti con il GeoTour. Lasciate like e a un certo punto del video, se vi piace, se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Buon divertimento. Ok, sempre avvolti da questo alone di mistero della nebbia, siamo arrivati a Grotta a Mare. Ora andiamo a vedere perché su da queste scale si vede poco perché c'è la nebbia, però c'è il paese. Grotta a Mare ha origini antichissime, infatti vi sono tracce antropiche risalenti quasi al Neolitico. Sul suo territorio è stata scoperta anche una necropoli piscena risalente al VII-V secolo a.C. L'attuale impianto di mura fortificate risale proprio al XVI secolo. Ok, abbiamo trovato la prima cache di Grotta a Mare, ce ne sono altre due, una su alla rocca che si intravede fra la nebbia e una che si chiama Pericle Fazzini e che andremo a trovare tra un po'. Adesso andiamo alla rocca. Abbiamo conquistato anche il castello, adesso ci spostiamo verso la prossima che, come dicevamo, è Pericle Fazzini, un artista della zona. Secondo me questa cache sarebbe veramente fantastica a livello panoramico, infatti guardate qua. Oggi non siamo molto fortunati. Quindi ho conquistato anche Grotta a Mare, adesso ci rifocilliamo in camper e poi ripartiamo per i prossimi step del GeoTour. Ok, e il nostro pomeriggio riparte da Offida. Offida, un borgo che ci è piaciuto veramente tanto, ha origini piuttosto dibattute. Lo stesso toponimo è oggetto di diverse interpretazioni e non aiuta a formarsi un'idea certa. Nel territorio offidiano sono presenti tombe piscene e vestigia romane, ma non c'è traccia storica certa fino al 578 d.C., quando gli Ascolani, in fuga per l'invasione longobarda, fondarono diversi castelli nei holdi piceni, fra cui appunto Offida. E la serata la chiudiamo ad Ascoli. Ormai è tardi, è buio, però una delle piazze più belle d'Italia ci accoglie così. Ok, e così anche Ascoli l'abbiamo conquistata di notte con un'atmosfera veramente bella. Domattina cerchiamo l'ultima cache che è appena uscendo da Ascoli e poi proseguiamo il nostro cammino per il GeoTour. Per il momento è tutto.
E buongiorno a tutti di nuovo da Ascoli. Proseguiamo il nostro giro cercando un'altra hash del bellezza infinita del nostro GeoTour e qualche altra hash mentre camminiamo. E poi ripartiamo per i prossimi step. Ok, siamo arrivati fuori dallo stadio di Ascoli e abbiamo la prima mystery che abbiamo risolto con l'aiuto di Sara Senzacca questa volta. Altra mystery risolta sempre con l'aiuto di Sara Senzacca. Ok, la hash abbiamo appena trovata era la bonus dell'Adventure Lab che abbiamo trovato ieri sera tornando dalla pizzeria. Non ho ripreso perché la batteria della telecamera era andata. Adesso ci spostiamo alla prossima traditional, dopodiché ci avviciniamo all'ultima hash del bellezza infinita GeoTour, l'ultima qui di Ascoli. Poi ci sono altri due o tre mystery e riprendiamo la via per andare verso Visso. E via verso la cartiera papale, l'ultima hash di Ascoli del bellezza infinita. Ok, altra mystery trovata, proseguiamo per le prossime due, dopodiché camper e si parte. E la prossima mystery è Piazza Ventidio Basso. E anche l'ultima cache della giornata, l'ultima mystery, l'abbiamo trovata. Attraversando il paese di Fava Lanciata. Siamo arrivati a Visso. Diciamo che la desolazione è abbastanza importante, presente, tutti i luoghi toccati dal terremoto in maniera determinante. La hash di Visso viene anche trovata al volo e è bellina come al solito. Ok, siamo arrivati a San Ginesio, abbiamo trovato un posto perfetto per il camper. Adesso ci rilassiamo un po', è la serata adatta per rilassarsi e domani controlleremo le cache di San Ginesio, dovrebbero essere tre. Dopodiché ci spostiamo negli ultimi due paesi e il nostro GeoTour sarà finito. Per adesso vi auguro buonanotte. Ed eccoci qua, buongiorno, riprendiamo il nostro cammino. Oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno di GeoTour. Cerchiamo le cache di San Ginesio, che è questo paesino qui, poi le prossime due tappe, di cui l'ultima appunto Sarnano, dove richiederemo il GeoCoin. Il primo step di oggi è il balcone sui Sibillini. Ok, la prima hash della giornata, una di quelle come piacciono a noi proprio. Purtroppo non c'è niente dentro. La ripristiniamo.
Tra ieri e oggi abbiamo attraversato moltissimi paesi che sono stati toccati dal terremoto del 2016. Visso, Colfiorito, Castelluccio di Norcia, lo stesso San Ginesio. Non ho fatto tante riprese perché non so come dirlo, ma è stato abbastanza disturbante. Vorrei solamente che, nonostante in questo video non vedrete tante riprese di questo tipo, la memoria non svanisca, perché la gente qui si dà tanto da fare e i paesi stanno rifiorendo. Ed è veramente bellissimo vedere questa voglia di andare avanti. Ma andiamo avanti con il GeoTour, forse è meglio. Siamo arrivati alla cattedrale, al Duomo di San Ginesio, e abbiamo trovato anche la Hesche. Eccola qua! Anche le hash di San Ginesio le abbiamo trovate, abbiamo registrato le varie risposte che ci venivano fatte per il Bellezza Infinita e adesso ci spostiamo nella penultima tappa, che è Servigliano. Ed eccoci a Servigliano, il penultimo step del nostro GeoTour. Questa alle mie spalle era la ex stazione ferroviaria di Servigliano. Ora non ci sono più nemmeno i binari, c'è solamente un muro. E la hash dovrebbe essere qui vicino. E quindi abbiamo scoperto che Servigliano è legata a doppio filo alla storia dei lager nazisti, nazifascisti anzi, e che la comunità a tutt'oggi ha il ricordo di questa orrenda memoria. Nel 1915 a Servigliano fu costruito un grande centro di prigionia che dalla Prima Guerra Mondiale fino al 1955 condizionerà pesantemente le vicende storiche del paese, che vide dapprima la presenza di prigionieri austriaci, quindi di ebrei, greci, maltesi, inglesi e statunitensi, e infine profughi italiani dell'Istria, Libia ed Etiopia. La hash che stiamo cercando qui a Servigliano è una multi e adesso andiamo a leggere quello che c'è scritto sulla meridiana per arrivare allo step finale. Ok, abbiamo inserito le coordinate finali e ci dirigiamo a quella che dovrebbe essere Porta Pia. Ok, sono le 4 del 3 gennaio, siamo ufficialmente a Sarnano e inizia l'ultimo giro di cash, quindi le ultime due, per poi andare a riscattare il GeoCoin e quindi il GeoTour. Abbiamo trovato la hash praticamente dalla quale si vede un panorama bellissimo di Sarnano. Adesso andiamo dentro il paese per cercare l'ultima hash del nostro GeoTour. Ok, siamo arrivati in cima a Sarnano, siamo davanti al famoso uovo di Sarnano, un monolite in calcare bianco pesante 3 tonnellate che fu ritrovato nel 1936 nel torrente Terro dopo forti piogge, e la cache dovrebbe essere qui. L'ultima cache del nostro GeoTour, abbiamo finito. 1 minute 37 seconds later. Siamo arrivati nel luogo dove possiamo riscattare il nostro GeoTour e adesso entriamo. Benissimo, quindi abbiamo riscattato i GeoCoin. Grazie mille, siete estremamente gentili. A voi.
che ha partecipato, grazie. Grazie a voi, complimenti, perché grazie. I corsi sono stati veramente bellissimi. Bene, sono contenta, sì. Sono contenta. Sì. Grazie mille. Grazie. Gentilissimi. Buon anno. Anche a voi, arrivederci. Buon anno. Arrivederci. Ok ragazzi, siamo giunti così alla fine di questo GeoTour, ci siamo divertiti veramente tanto, abbiamo visto posti davvero fantastici, ovviamente. Il GeoCoin lo abbiamo recuperato, è una soddisfazione immensa, è molto bello. E quindi ringraziamo coloro che lo hanno organizzato, in particolar modo Giuditta che ci dà sempre sostegno quando ne abbiamo bisogno, la Regione Marche che ha puntato su un progetto del genere. È sempre estremamente piacevole vedere che una regione punta sulle bellezze del proprio territorio. Come dicevo, abbiamo visitato posti davvero fantastici, per certi versi anche commoventi e malinconici, come vi dicevo stamani. Comunque non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di lasciare commenti se vi è piaciuto il video, se avete fatto anche voi il GeoTour, raccontatemi dei vostri GeoTour, e per tutto il resto ci vediamo alle prossime puntate. Good ride, cowboys!